Qualche giorno fa al mare stavo provando questa mia barchetta e come vi ho spiegato in un video precedente si era svitata l'elica e si era spezzata, quindi avevo una paletta più corta dell'altra. Per non buttarla, perché amo il riciclaggio come sapete, ho preso delle forbici e ho riportato le due palette dell'elica alla stessa lunghezza. Adesso abbiamo un'elichetta molto più piccola della precedente. Quella precedente aveva le palette di 7 cm di lunghezza, queste forse arrivano a 4 cm. L'ho provata, fa un casino pazzesco, ma funziona altrettanto bene. Come vedete qui già ho iniziato a smontare le eliche di immersione per poter riparare l'altro sistema di propulsione. Non so se si chiamano eliche di immersione o di immersione. Dai. Ok, questo è un airbot perché c'ha l'elica esterna e queste qua sono le classiche eliche di superficie. Adesso vi faccio vedere come va. Ok, test completato, elica spezzata definitivamente, in pieno spirito di riciclaggio, operazione completata con successo. Ok, sono abbastanza orgoglioso del risultato. Ho giocato per un minuto e mezzo con un'elica riciclata.